Sono stati oltre 2.500 i volontari di protezione civile che hanno ricevuto il pubblico encomio nel corso della giornata del volontariato di protezione civile della Regione Marche. Una giornata, quest'anno celebrata a Pesaro, che è stata dedicata all'impegno di tutti coloro che si sono prodigati durante i tragici eventi alluvionali del settembre 2022. Un'occasione per ringraziare i volontari anche per il lavoro svolto nei territori colpiti dal maltempo dell'ultima settimana. Credo che il mondo del volontariato sia proprio un esempio per tutti quanti, mettersi a disposizione, crescere tutti insieme, essere tutti insieme per il bene comune. Ecco, questo è un qualcosa che tende a perdersi nella nostra società, allora giornate come queste devono proprio enfatizzare questa importanza. Ovviamente al di là di questo indirizzo che ha fortemente il mondo del volontariato c'è l'utilità pratica che la vediamo ai noi e purtroppo anche proprio in queste ore, anche nella nostra regione, anche se in forma diciamo fortunatamente più lieve rispetto a regioni a noi vicine, se pensiamo alla vicina Romagna, però anche proprio in queste ore, in questi giorni, io ieri ho girato molti territori e ho incontrato decine e decine e decine di volontari di protezione civile, sporchi di fango, aiutare le persone, ripulire le strade, ripulire i negozi, mettere in sicurezza gli alvei, ecco, è un lavoro a volte anche rischioso, spesso che porta via alle proprie famiglie, al proprio tempo libero, alle proprie attività. È un lavoro fortemente utile, secondo me, se non ci fossero i volontari di protezione civile e anche di altre associazioni, tutti quanti noi saremmo un pochino più a rischio. Quindi è un ringraziamento forte che io faccio a tutti quanti loro e a tutti quanti coloro che si mettono a disposizione. I volontari di protezione civile nelle Marche sono 12.000, suddivisi in 347 associazioni di volontariato. Circa 2.500 quelli impegnati nell'emergenza alluvionale del 2022, premiati dagli enti istituzionali sul palco di Piazza del Popolo con un attestato di ringraziamento. Il sistema di protezione civile purtroppo sta risultando sempre più importante, lo vediamo dalle continue emergenze che ci sono in vari settori, dal rischio idrogeologico dal quale stiamo venendo fuori proprio in queste ore, ma a tutte le altre tipologie di intervento alle quali siamo sempre più spesso chiamati ad intervenire, tipo i migranti, pure l'assistenza agli ucraini, la siccità, sono tutti temi che si ripresentano frequentemente e che sono un po' una novità. E il sistema di protezione civile anche a livello nazionale è sempre più spesso chiamato a intervenire in questi casi, ma anche di più a occuparsi di alcune attività post-emergenziali necessarie per diminuire il rischio successivo al verificarsi di eventi analoghi che non si verificano gli stessi livelli di danno. Quindi mitigazione del rischio residuo. Questa era un'attività generalmente affidata ad altri soggetti, il rischio idrogeologico è sempre i geni civili. Nella Regione Marche in particolare il genio civile è associato alla protezione civile, quindi già la Regione Marche con una riorganizzazione che ha fatto un paio d'anni fa si era organizzata un po' nella direzione in cui sta andando la protezione civile anche a livello nazionale. È un'arma a doppio taglio perché poi gli impegni sono tanti e ne dovrebbe conseguire anche un rafforzamento della struttura che non va di pari passo ai compiti che ci assegnano. Piano piano ci stiamo organizzando. Nella Regione Marche la lungimiranza della politica ci hanno acquistato una nuova sede che sarà il polo della sicurezza, diciamo, a livello regionale, dove verranno concentrate tante funzioni, non solo la protezione civile ma anche 112, 118, l'Istituto Nazionale di Geologia e Vulcanologia, questo per garantire sempre una maggiore efficienza e coordinamento. Nella giornata anche una messa officiata dall'Arcivescovo di Pesaro, Monsignor Sandro Salvucci. Quando parliamo di cultura è anche la cultura dell'accoglienza, la cultura di aver voglia di occuparsi degli altri, e i volontari della protezione civile rappresentano sicuramente questo, cioè il fatto che cittadini che si mettono a disposizione, danno il loro tempo, lo dedicano a favore di tutta la comunità. È un bel riferimento. Io come sindaco devo dire che quotidianamente firmo i nuovi ingressi, spesso si tratta di giovani o di donne, questa cosa mi fa sicuramente molto piacere.